Allora, voi dovete stare qui, documentare come Zavattini, pedinare, poi fare un prodotto audiovisivo, montarlo in maniera molto rapida e distribuirlo a tappeto su tutti i canali social che ci avete. E dire ai giovani: venite qua, perché le narrazioni del territorio cominciano anche da qua. Andate a beccare i vostri coetanei all'aeroporto, tanto Catania è chiuso, come io so benissimo, e riportateli qua. La collaborazione con il Festival di Agrigento nasce da molti anni fa, con il RAM Film Festival. È un festival storico che si svolge nella città di Rovereto e nel mese di ottobre vengono proposte le migliori produzioni di documentari sul tema archeologico, e i film premiati ed alcuni altri vengono poi riproposti in estate al Festival di Agrigento. È una collaborazione molto bella che unisce due istituzioni importantissime e che permette di divulgare l'archeologia attraverso uno strumento straordinario che è il cinema, e che usa un linguaggio accessibile davvero a tutti e non solo agli addetti ai lavori. La collaborazione col Festival di Rovereto è vecchia, di 19 anni. Da 19 anni noi dialoghiamo con la Fondazione Museo Civico di Rovereto e concordiamo e ci raccordiamo e progettiamo insieme questo festival. E siamo il partner più longevo di Rovereto, con i quali appunto predisponiamo tutta l'organizzazione. Quest'anno abbiamo deciso anche di proporre di fare un azzardo, cioè quello di portare, di fare del Festival del Cinema Archeologico un festival diffuso, con tappe a Licata e a Sambuca. Abbiamo già fatto la tappa di Licata, è andata veramente bene, abbiamo avuto una grandissima risposta dal pubblico licatese, e dopo Agrigento seguirà Sambuca. Non solo, abbiamo anche introdotto la novità di oggi, che è quella del talk con il professor Lepore, e domani abbiamo anche una bellissima occasione di confronto con uno studioso di gastronomia antica ed un docente di storia dell'alimentazione.